I sindaci sono arrabbiati perché non ci sono da mesi i servizi garantiti di assistenza sociale. A dichiararlo il sindaco di Ordia, Mauro Inverso, al termine del coordinamento istituzionale che si è svolto a Vallo della Lucania per discutere del piano di zona S8. Il problema non è la morosità o il fatto che i sindaci sono arrabbiati perché non ci sono i servizi, perché il comune di Ordia, un comune piccolo come Ordia, come comune come Gioi, come Perito, come Sessa, che non hanno un servizio di assistenza sociale da mesi, bisogna capire il perché. E noi non è che vogliamo dire che tutto va male. Il problema credo che va visto nell'atto di gestione, è questo che noi vogliamo capire. Nel momento in cui c'è trasparenza, nel momento in cui andiamo a vedere che la problematica si risolve perché c'è qualche intoppo o perché la regione non ha trasferito tutti i fondi o perché abbiamo, che tutti possono sbagliare, abbiamo potuto anche sbagliare la programmazione. La rivediamo. Bisogna salvaguardare i lavoratori che sono l'anima del piano di zona per difendere il diritto di chi è più debole e ha bisogno dell'ambito. Vanno salvaguardate le figure professionali, vanno salvaguardati i lavoratori, ma soprattutto vanno salvaguardate le comunità. Dobbiamo soltanto individuare dove sta la problematica, dove è il problema, e dobbiamo salvaguardare, come dicevo prima, le professionalità, i lavoratori del piano di zona, ma soprattutto chi ha bisogno dei lavoratori del piano di zona, in particolar modo dell'assistenza sociale. I piccoli comuni sono abbandonati a se stessi con le loro problematiche, sicuramente meno problematiche rispetto ai grandi comuni, ma con problematiche diverse, ma con le stesse difficoltà e con gli stessi problemi che vivono i grandi comuni. Se vogliamo rimanere tutti insieme, uniti, dobbiamo evidentemente mettere le carte sul tavolo e vedere dov'è la problematica e andarla a sviscerare e risolverla, perché altrimenti non possiamo andare avanti così. Intanto bisognerà attendere il prossimo 31 marzo per decidere il da farsi sul futuro dell'ambito Salerno 8.